con il titolo Il mondo della poesia sbarca a Salerno, dal 3 all'8 giugno si terrà nella nostra città il primo incontro dell'associazione 100.000 poeti per il cambiamento. Si tratta in realtà di fare il punto dell'associazione internazionale che in questi anni sta lavorando innanzitutto sui temi della pace, della sostenibilità ambientale, della parità di genere, e lo fa attraverso l'espressione artistica, la poesia, il teatro, la musica e ogni genere artistico. Un impegno civile da parte del mondo della cultura a livello internazionale che trova la propria espressione e propria casa qui a Salerno, e siamo orgogliosi dal 3 all'8 giugno di ospitare all'interno del complesso di Santa Sofia questa 7 giorni di impegno civile ma anche di espressione artistica non comune. A Filippo Trotta e arriviamo a presentare gli organizzatori di questa manifestazione, due americani che sono appunto Michael, abbiamo ovviamente a 100,000 Poets for You, si tratta di una conferenza mondiale che vedrà qui rappresentanti, esponenti, poeti che fanno parte di questa. Io mi presento, sono Paolo Russo, sono già giornalista, faccio la premessa che faccio sempre, cioè conflitto di interessi familiare e culturale in questa vicenda, perché venire accanto a Filippo spiega tante cose, ma in questo momento essere qui diciamo in forma ufficiale del giornale a firma del direttore, quindi diciamo da questo punto di vista noi cosa e all'assessore per il suo saluto e il suo contributo a questa iniziativa, poi entriamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Padrone di casa, anche l'assessore, il sindaco, volevo anche ringraziare la dottor Maurizio Durante per averci supportato per l'esperienza e per sempre questa grande esperienza. Allora, che cos'è questo? Per la prima volta